Martina, noi ci conosciamo già perché hai fatto un'intervista sulla mia pagina, appunto, Il Rifugio dei Pensieri, di cui parlavamo di un altro libro. Adesso invece ne hai scritto un altro, ma di questo ne parleremo dopo. Quindi adesso vorremmo sapere qualcosa in più di te, dirci qualche curiosità, cosa fai nella vita, quali sono i tuoi interessi, parlaci liberamente delle tue cose, insomma, per avere qualche informazione in più. Magari qualcuno si è perso la tua precedente intervista e quindi ci piacerebbe conoscerti prima di parlare del tuo libro. Allora, come dicevo poc'anzi, hai scritto già un altro libro di cui abbiamo parlato nell'intervista, quindi se qualcuno se l'è persa magari può andare a ritroso e ricercarla, ma adesso parliamo del tuo libro più recente, quindi Il diario di una studentessa in Erasmus. Parlaci un po' di questo libro, di cosa Il diario parla, di di una cosa studentessa in tratta. Erasmus è il mio ultimo romanzo, ve lo mostro. Narra le avventure di Ginevra, che è una studentessa italiana che trascorre un semestre in Austria, più precisamente a Innsbruck, per studiare. Infatti lei è una studentessa Erasmus. E in questo romanzo vengono narrate tutte le peripezie e le disavventure di questa ragazza, ma anche il suo percorso di crescita e soprattutto viene un po' narrato quello che è l'Erasmus. Che tipo di scrittrice sei? Hai qualche rituale o un luogo, un orario prestabilito in cui preferisci scrivere? Segui una scaletta? Insomma, dacci qualche curiosità sulla tua attività, su come ti piace Che tipo scrivere. di scrittrice sono? Allora, faccio sempre un po' fatica a definirmi scrittrice, non so perché, forse boh, ho sempre visto come scrittore, ho sempre considerato gli autori di bestseller, quelli che pubblicano un libro all'anno, che finiscono in televisione o che sono famosissimi, non lo so. Comunque mi fa sempre un po' strano anche quando la gente mi dice: "Ah, ma sei una scrittrice." Forse perché secondo me, cioè, tendo a considerare gli scrittori quelli che lo sono di mestiere, quello che vorrei poter essere un giorno. In ogni caso mi fa sempre piacere considerarmi tale, quindi diciamo che sono una scrittrice in erba, alle prime armi, e non penso di potermi etichettare in qualche modo, nel senso che forse non ho ancora trovato un mio genere, un genere che mi piace, di cui mi piace scrivere. Semplicemente quando ho voglia di raccontare qualcosa, la scrivo e basta. E seguo una scaletta, no, per quanto riguarda la scrittura, no, quando sento che voglio scrivere qualcosa, perché si tratta sempre di un bisogno di raccontare qualcosa, di esprimere qualcosa, la scrivo e basta. Generalmente nella vita sono una persona schematica, però non per quanto riguarda la scrittura. Hai degli orari preferiti per scrivere? Allora, diciamo che in generale la mattina è il momento che preferisco per fare qualsiasi cosa. Quindi anche per scrivere, però ad esempio per quanto riguarda la stesura del mio ultimo libro, mi ricordo che mi mettevo a scrivere sempre la sera, quindi dopo il lavoro, dopo tutti gli impegni della giornata, dopo cena, c'era sempre quell'oretta che dedicavo solamente alla scrittura prima di andare a dormire. Un rituale? Non so se si può considerare un rituale, però generalmente quando scrivo che ho un'idea, quando voglio buttare giù qualcosa, inizio a scrivere su carta, quindi mi procuro un quaderno e inizio a scrivere così, proprio come gli amanuensi, tutto su carta. Quando poi vedo che la storia inizia a prendere forma, allora ricomincio da capo, però a computer, per poi terminare a computer. È un luogo prestabilito, questa stanza. Perché quando scrivo mi piace trovarmi in un ambiente confortevole e soprattutto silenzioso. Ho bisogno della mia tranquillità e di silenzio per scrivere, altrimenti faccio fatica a concentrarmi.
qual è l'ultimo libro che hai letto e quale invece consiglieresti? Perché magari attraverso la sua lettura o il suo messaggio sei stata particolarmente colpita, o magari c'è un libro appunto che hai particolarmente a cuore e che vorresti suggerire a chi ti sta Allora, ascoltando. l'ultimo libro che ho letto è una lettura terminata solo qualche giorno fa e lo so che posso sembrare prevedibile, però è un romanzo di Stephen King che si intitola L'Istituto. È un librone di 500 pagine, però è scorrevolissimo, una storia secondo me geniale e soprattutto che mi ha emozionata tantissimo. Invece, un libro che mi sento di consigliare è una lettura non molto recente, è una lettura che risale alla mia lettura dell'anno scorso, Donne che amano troppo di Robin Norwood. Non si tratta di fiction, ma di un saggio, anche questo scorrevolissimo, per nulla complicato o pesante. Parla di relazioni inadeguate tra uomini e donne. Relazioni sbagliate che vengono analizzate. L'ho letto e secondo me andrebbe letto non tanto perché ho vissuto in prima persona situazioni del genere, assolutamente no, però è una lettura interessante anche da un punto di vista psicologico. La scrittrice analizza proprio questo tipo di relazioni, ma anche i protagonisti delle relazioni, quindi secondo me è stata una lettura illuminante, pertanto mi sento di consigliarla. Ripeto, non necessariamente si deve aver vissuto una situazione difficile come quelle narrate nel libro, semplicemente per curiosità personale è un libro che secondo me, soprattutto per chi è donna, però anche per gli uomini, merita di essere letto, è molto molto estremamente, anzi estremamente Allora, interessante. considerando che ci sono tanti scrittori e tanti canali che si possono utilizzare, vorremmo sapere come tu invece ti fai pubblicità, se usi molto i social o altre strategie, altre tipologie per poter pubblicizzare le Come tue mi faccio opere. pubblicità? Credo nel potere del passaparola. Secondo me è il metodo più efficace e ci sono tanti scrittori a testimonianza di ciò. Quindi generalmente contatto alcune persone e chiedo se sono interessate a leggere il mio libro e a parlarne. Generalmente si tratta di persone che hanno un blog di lettura o comunque si dedicano a queste attività e è anche il metodo che preferisco perché è molto gratificante anche a livello personale, nel senso non si tratta mai semplicemente di chiedere a una persona leggi il mio libro, fammi una recensione così le persone sanno che esiste il mio libro, ma mi piace quando i lettori, in questo caso gli autori delle recensioni, mi contattano dicendomi il loro parere, oppure commentando magari alcuni personaggi o le scelte della protagonista o il finale. E mi piace perché mi piace l'idea di suscitare una qualche emozione con quello che scrivo e mi piace quando poi i lettori mi danno il loro feedback. Altrimenti un altro metodo molto bello per farsi pubblicità, che personalmente insomma preferisco anche, sono le presentazioni. Certo, in questo periodo purtroppo non è ancora possibile parlare di presentazioni, infatti per questo libro non ho ancora avuto occasione di organizzare alcuna presentazione, però per il mio romanzo precedente, Le magiche avventure di Yamira e Solidea, avevo organizzato una serie di presentazioni, tra cui una presentazione in biblioteca, nella biblioteca del mio paese, con i ragazzi, e mi ricordo che fu una bella esperienza, perché alla fine è bello poter parlare di libri in mezzo alla gente, e quindi è anche
un metodo efficace per farsi conoscere.